Salve a tutti e benvenuti sulle voci di Play Green, dove il mondo di ESL Flowy Championship prende voce e vi racconta dall'interno quelle che sono state le idee di questo campionato e anche gli obiettivi. Uno di questi è proprio l'Eco Green, l'avvicinarsi al mondo ecologico e il poter sensibilizzare i ragazzi che si avvicinano al mondo competitivo anche su questo grande aspetto necessario per il nostro mondo e per noi uomini che ci viviamo sopra. Io sono Luigi Davda Saragoni e oggi ad introdurre questo argomento con me ci sarà un uomo, un caster, una persona che tutti i giorni vive la sua vita per il mondo e-sportivo, Edoardo Eddy Cianciosi. Ciao Luigi, ciao a tutti, emozionatissimo di essere qui perché è un argomento che mi sta molto molto a cuore. E quindi tutte le emozioni si uniscono alle emissioni però che noi generiamo, entrambe l'una e l'altra, con i nostri campionati, Eddy, perché in un modo o in un altro vogliamo che esse siano compensate, non le emozioni ma le emissioni. Vero. Il nostro campionato non è solo il classico campionato e-sport che ci vede ormai protagonisti da tantissime attività insieme, Luigi, ormai probabilmente noi siamo tra i più grandi veterani di questo argomento, ma è per la prima volta un campionato che parla anche di ecologia e che lo fa in una maniera molto molto concreta, con addirittura una missione di compensazione di tutte le emissioni realizzate. Per fare questo, tutti i chilogrammi di CO2 che verranno prodotti nell'arco del torneo verranno analizzati, studiati e proprio alla loro parità verrà piantato un quantitativo di alberi che aiuteranno nella compensazione queste emissioni e supporteranno soprattutto le famiglie dell'America Latina, favorendo così l'ecosostenibilità e il sostentamento di tutta l'attività stessa, Eddy. Sì, noi nello specifico ci avvaleremo di due grandi attività che sono specifiche, sono super specializzate su questo argomento. Una in particolare proprio è specializzata nel raccogliere informazioni e nel calcolare la quantità di emissioni in base ai consumi dei vari dispositivi, ogni PlayStation, come magari anche appunto un monitor, un PC o una macchina, qualsivoglia ha una certa quantità di energia consumata e di conseguenza appunto una certa quantità di CO2 emessa poi nel nostro ambiente in rapporto. In base a quelle che saranno le nostre numeriche di partecipanti iscritti, di dirette trasmesse, di voci a commentarle e quant'altro, butteremo giù un totalone che poi andremo a compensare proprio andando a sfruttare un'altra azienda che andrà a piantare un numero equivalente di alberi nel Sud America. Fantastico, anche perché questo si sposa perfettamente con l'obiettivo principale del progetto, che è quello di creare il primo campionato ufficiale eSport Eco Green, primo al mondo si intende, per sensibilizzare l'intero sistema dell'entertainment e avvicinarci sempre di più al problema dell'ambiente, avvicinando anche i nostri ragazzi, Eddy, perché noi dobbiamo ispirare i nostri giocatori a contribuire attivamente a questa causa. Spesso ai nostri ragazzi insegniamo a non buttare a terra oggetti o a non scaricare troppi fumi nell'aria, che sono tutte emissioni visibili, no? Un oggetto di plastica a terra lo si vede, un fumo che esce lo si nota, però a volte non siamo abbastanza capaci di insegnargli che possiamo fare danni al nostro paese anche semplicemente stando a casa utilizzando male l'energia della casa. Quando poi lo fa una famiglia, lo fa una palazzina, lo fa una città, alla fine lo fa una nazione, se non un continente, le emissioni sbagliate e mal gestite diventano tantissime. Questa è la nostra idea, che il competitivo diventi accessibile e anche aiuti il nostro paese, Eddy. Sì, che vada a compensarsi già in autonomia, prima tra tutti, che vada a sensibilizzare le popolazioni e in particolare i giovanissimi. Anche solo banalmente la console lasciata accesa per andare via 3 ore e poi tornare dopo, per dire, o qualunque altro tipo di consumo, di spreco di energia che poi si traduce di fatto anche se indirettamente in altre emissioni, e poi anche a stimolare successivamente magari future attività da parte di altre aziende, di altre realtà, non solo specificatamente nel gaming ma in generale comunque in tutto il mondo dell'economia e perché no anche appunto del mondo tecnologico, per cercare di andare ad incentivare una maggiore attenzione sull'ecologia. Quindi proprio un
un'attenzione a 360 gradi su questo argomento. Esempio ancora più lampante sarà il nostro primo titolo, che è GT Gran Turismo. Se si parla di auto, consumo di carburanti, gomme, asfalto e via dicendo, si parla ovviamente tanto di cercare di andare incontro all'ecologia. Noi lo faremo in un torneo che è virtuale, pieno di velocità, pieno di divertimento, avrà una sua struttura con un suo montepremi, ci saranno tanti appuntamenti streaming e ne parleremo successivamente nei prossimi podcast per introdurvi proprio all'argomento e al prodotto insieme ad Eddy. Ovviamente ti chiedo la tua, il tuo punto di vista su questo tipo di attività e su questo bellissimo torneo che sarà GT all'interno di Hasle Flowy Championship. Beh, allora, questo è un torneo grandioso, l'abbiamo anche già fatto in realtà per quanto riguarda la GT, lo andiamo ad implementare dal punto di vista proprio tecnico-torneistico. Ci saranno delle varie cap di qualifica per poi accedere a un group stage e eventuale finale che poi chiaramente porterà anche dei grandiosi premi, tra cui una PlayStation 5 e diversi premi, credo anche in buoni Amazon, mi sembra di aver capito. Quindi sostanzialmente andare proprio a creare un contesto competitivo anche migliorato dal punto di vista anche del competitivo. Eddy, grazie mille, potremo approfondire e affrontare meglio l'argomento Gran Turismo e tutte le altre novità di Hasle Flowy Championship successivamente. Rimanete connessi ovviamente a tutti i social di Flowy, di SL e di PlayStation, seguendo soprattutto l'hashtag Mettiti in Gioco. Perché? Perché i nostri tornei vogliono essere accessibili a tutti, innovativi e soprattutto abbattere qualsiasi possibile barriera e, se possibile, ragazzi miei, sempre nel mondo e nel rispetto dell'Eco Green, perché Play Green finisce qui oggi ma tornerà presto la prossima settimana. Grazie a tutti.